Per la prima volta domenica dalla Basilica della Salute a Venezia arriverà a Padova, alla Basilica del Santo, la reliquia più insigne di Antonio, tra quelle conservate fuori dalla città patavina che la Serenissima custodisce da secoli, dal 1652. Il patriarca di Venezia spiega i significati di questo gesto carico di devozione. Ci sarà un pellegrinaggio che riconduce momentaneamente per una settimana alla venerazione dei fedeli alla Basilica del Santo, la reliquia più insigne che esista fuori Padova e che è nella Basilica della Salute qui a Venezia. È dal 1652 che la città di Venezia custodisce questa importante reliquia. Noi torniamo lungo quei territori che hanno sofferto e che hanno testimoniato anche eroicità in questi mesi, in questo anno e mezzo di pandemia. Vogliamo fare memoria dei lutti, delle sofferenze, vogliamo anche però dare una testimonianza e un riconoscimento a chi in prima linea si è speso. Medici, infermieri, volontari. Sarà proprio Monsignor Francesco Moraglia, anche presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, a guidare questo pellegrinaggio tra acqua della laguna e terra, per poi presiedere l'Eucaristia alla Basilica del Santo alle 12:30. Devo dire grazie a tutte queste persone. È un dire che l'uomo deve guardare in alto. E molte volte si guarda in alto attraverso quegli uomini, Sant'Antonio, che hanno realizzato una presenza particolarissima del Signore. Non era solo un grande evangelizzatore, un grande predicatore, era anche un uomo che sanava le ferite e le sofferenze dei fratelli.